Bentrovati, siamo con l'assessore della Regione Liguria al turismo, Gianni Berrino. Buongiorno, buongiorno. Allora, proprio ieri il governatore Toti ha enunciato dei dati confortanti relativamente al turismo in regione. Ecco, cosa possiamo dire in merito, aggiungere? Ma sono dati veramente belli quelli che abbiamo annunciato, se pensiamo che non sono ancora definitivi perché mancano ancora il 7% delle strutture che devono mandare il loro report, ma la prima settimana di agosto, nonostante questa, già ai livelli del 2019, che è l'ultimo anno con cui si possono fare dei paragoni, perché è l'ultimo anno dell'era pre-Covid, quindi la soddisfazione è tanta dopo un luglio che comunque è stato buono, molto migliore di quello dello scorso anno. Questo vuol dire che la Liguria turisticamente tira, è una meta preferita da tantissimi turisti italiani, perché quest'anno gli italiani sono saliti del 5,5% anche rispetto al 2019, ma è preferita anche da quei stranieri che possono viaggiare. È chiaro che sono mancati i russi, sono mancati gli inglesi, gli americani stanno arrivando solo ora, ma nonostante questo abbiamo avuto un incremento di turisti tedeschi, francesi, austriaci, dei Paesi Bassi e del Belgio, quindi una estate di grande soddisfazione per la nostra terra, ma naturalmente non si ci può mai sedere sui risultati ottenuti, bisogna pensare anche al futuro, ed ecco perché siamo qui anche a Discover a Sestri Levante per promozionare la nostra Liguria per l'autunno, per l'inverno, naturalmente per il 2022, che speriamo tutti sia una stagione di 12 mesi e non più di 5, 6, 4, 3 come l'anno scorso. Certo. Ecco, domani inizia una grande vetrina che è quella del Salone Nautico. Questo binomio turismo-nautico è importante per la regione, come lo affrontiamo? È importante la nautica sicuramente dal punto di vista industriale e commerciale, ma è importante anche per il turismo. A mio parere bisogna lavorarci molto sul turismo nautico, bisogna convincere tanti proprietari, tanti armatori che la Liguria può essere meta e non punto di partenza per le crociere, diciamo così, degli yacht e degli super yacht. Ma ad esempio qua vicino Portofino abbiamo avuto per tutta l'estate tantissimi mega yacht bellissimi, come ad esempio anche a Ponente, il che significa che è attrattiva la Liguria anche vista dal mare, anzi vista dal mare la Liguria è bellissima e questo lo dobbiamo sfruttare se possibile ancora di più. Ecco, sono partite anche le crociere e sono importanti perché soprattutto Genova e Savona e anche La Spezia si nutrono anche dei turisti, dei croceristi. Ecco. Quanto è importante avere i turisti che arrivano proprio con le crociere e poi ripartono? Comunque è una bella cassa di risonanza. Le crociere sono importantissime per quanto riguarda l'economia prodotta dai croceristi che scendono a migliaia e girano, ad esempio dalla Spezia vanno quasi sempre nelle Cinque Terre, a Genova visitano il centro storico, a Savona fanno escursioni nel territorio, ma sono anche importanti dal punto di vista della promozione diretta, perché sono migliaia di persone che quotidianamente vedono da un punto di vista preferenziale la nostra terra, perché vedendola dal mare veramente la Liguria è qualcosa di eccezionale, e tornati a casa la racconteranno come una cartolina che gli è rimasta negli occhi, quindi vuol dire anche l'effetto del dopo crociera, del fine crociera come promozione turistica è ottimo. Benissimo, c'è ancora una piccola apprensione da parte degli operatori turistici, soprattutto degli albergatori, su eventuali chiusure invernali, possiamo rassicurarli in merito? Ma in questo anno e mezzo io mi sono sempre rifiutato di fare il virologo, certo. E quindi non posso essere io a rassicurarli in questo senso, me lo auguro e si farà di tutto affinché nuove chiusure non arrivino, perché non so la nostra economia quanto potrebbe ancora sopportare ulteriori chiusure. Proprio per questo dicevo che spero che l'autunno e l'inverno siano importanti dal punto di vista turistico, sperando che nulla cambi rispetto alla situazione attuale, certamente uno per la salute di tutti, ma due anche per il comparto turistico che ha bisogno di libertà di movimento. Benissimo, ringraziamo allora l'assessore Gianni Berrino e gli auguriamo buon lavoro. Grazie. Buona giornata. Grazie.